all'assessore alla sanità Linda Morini, che concluderà questa prima parte della mattinata e poi andremo ad assaggiare questa torta di compleanno. Mi sono permessa di portarvi una cosa da leggere, è tratta da internet, poteva trovarla chiunque, è capitata sotto i miei occhi e mi è sembrato opportuno, ecco, leggerla qui questa mattina. Mi alzo in piedi per rispetto, perché in questa lettura ci vedo veramente tutte le donne che stanno lottando contro il cancro. Mi chiamo e sono di... Ho 30 anni, tanti amici e due amici. I muri della mia stanza sono azzurri. Mi piace fare colazione con cappuccino e cornetto, spesso al bar. Lavoro in comune, sono impiegata. Se cammino sola, spesso musico le strade dai miei auricolari. Amo le contraddizioni, il cielo limpido, freddo, l'inverno. Non amo oggetti e concetti binari, se non quelli da viaggio. Credo nei dinosauri e nei supereroi. E soprattutto credo nella forza di chi, vivendo diseguaglianza, discriminazione o violenza, lotta per vivere. Perché sopravvivere basta è così inumano quanto è vero che la Terra gira. Il mio cancro è arrivato a marzo, anche se il mio seno sinistro e il mio braccio già vi si rapportavano da tempo. L'unica cosa che il cancro mi ha portato via è stata l'inconsapevolezza di me e del mio stare al mondo, che oggi invece è diventata forza, lotta, vita, resilienza. Ho imparato la quotidianità del cancro che nessuno ti racconta prima. Ho imparato a combattere, trasformando il dolore in rabbia, e la rabbia in risa, ironia e un tocco di cinismo. Sì, perché di cancro a volte purtroppo si muore, ma sicuramente sempre si vive, ed io lo sto facendo. Dunque, io stamattina venendo qui avevo un'idea di cosa dire e le parole che ho ascoltato stamattina e questo brano, Sandra, mi hanno fatto cambiare completamente idea e penso che tante volte la testimonianza possa essere importante, per cui ho deciso di portare la mia testimonianza perché anche io, diciamo, mi sono scontrata, anzi no, voglio usare un altro termine, mi sono incontrata con la malattia. E chiaramente al primo impatto si è devastati, si perdono tutti i punti di riferimento, sembra di stare in una nebbia, di non avere più nulla. E comunque poi bisogna cominciare a razionalizzare l'evento e a pensare che è una battaglia, però è una battaglia da cui si può uscire vittoriosi, vero professor Ricci? Quindi ecco, ho subito l'intervento. E poi ho consultato un oncologo che con delle statistiche alla mano mi ha illustrato quali potessero essere le percentuali di sopravvivenza facendo altre cure. Io ho deciso che avrei fatto tutto perché non potevo avere poi scrupoli di non aver fatto qualcosa. Lo dovevo a me, lo dovevo alla mia famiglia e dato che ognuno di noi fa parte di una società, lo dovevo alla società. E non è stato un percorso facile, però è un percorso che si può fare, è un percorso che si può fare con l'ausilio della famiglia, un grande supporto,
ho avuto dalla mia famiglia, come penso chiunque sia malato abbia, e ho avuto un ausilio da lavoro, perché è la normalità. E a questo punto io invito tutte le persone, tutti i datori di lavoro, tutti i colleghi, tutte le persone che vivono a fianco ad una persona che si sta curando, di dare il massimo supporto, di farlo sentire realizzato, fargli capire che è tutto come prima, non cambia niente, cosa che spesso non è. Certo ci sono momenti molto frustranti per qualsiasi persona, ma per una donna specialmente. Io nel mio ricordo, nella mia mente, il momento in cui, passando la mano fra i capelli, cosa che facciamo solitamente tutti, a un certo punto ci si ritrova con una ciocca in mano, per cui bisogna intervenire in altro modo. Per una donna è una cosa che tocca, però anche questo passa, poi ci si rende conto che non è niente. Sono passati un po' di anni, fortunatamente spero di poter continuare a essere sempre presente con voi a festeggiare queste giornate molto importanti. Perché ho voluto dire questo? Sono una persona, chi mi conosce lo sa, molto riservata in tutte le sue manifestazioni. Però ho ritenuto in questo momento che fosse importante parlare, fosse importante portare la mia esperienza, come tante altre esperienze, a conoscenza di chi sta lottando contro questa malattia, per dire sì, ok, ci si ammala, ma si può vincere la malattia. E penso che questa mattina, con la presenza di tanti illustri medici, esperti, tante persone, associazioni, noi dobbiamo proprio trasmettere questo messaggio: tutti uniti vinciamo. E la Breast Unit di Gaeta è proprio il nostro punto di forza, perché le donne del Golfo, ma non solo del Golfo, al minimo dubbio possono rivolgersi a loro e avere tutto il sostegno, sia di tipo fisico che psicologico, proprio per combattere quel momento di disorientamento che quando si ha la notizia prende, e quindi non si sa proprio come muoversi. Quindi io mi auguro che ci si possa estendere sempre di più, come diceva lei giustamente, si possa creare una rete un po' in tutta la provincia, ma non solo in provincia. E in questo appunto dobbiamo essere tutti forti e combattivi, perché appunto abbiamo già vinto, non vinto, abbiamo combattuto un periodo terribile, quello del Covid, e ci si è trascurati in quel periodo. E ora invece bisogna riprendere con molta lena, bisogna riprendere a curarsi e a prevenire. Sono stata un'insegnante, per cui io credo nella scuola, credo che il primo messaggio educativo lo deve dare proprio la scuola con il vostro ausilio. Possiamo tranquillamente qui nella nostra città creare dei momenti di incontro con gli alunni, cosa che lei auspicava, noi siamo disponibili a fare questo. E sembra che ci sono tanti modi di dire, si dice i giovani oggi sono superiori, è vero, assolutamente no. Da insegnante io dico che ogni messaggio dato ai giovani viene recepito, ma non solo, viene traslato nella famiglia, e questo è importantissimo. Perché molto spesso i giovani, sebbene educati, diventano dei veicoli di educazione nella famiglia. Quindi io concludo ringraziando tutti per la presenza, ringraziando tutti per averci dato questo momento di gioia, festeggeremo tutti assieme questo compleanno,
e auguriamoci che ce ne siano sempre tanti altri e più diffusi nei vari territori, in modo che alla fine potremo fare una festa provinciale, cose del genere. Ringrazio tutti. Buona giornata.